Cosa ne pensa della dichiarazione ieri di Monti che proprio qui a Cernobbio ha detto che ha proposto questo vertice straordinario per frenare i populismi e l'antagonismo a livello europeo? Ha una concezione della democrazia un po' particolare, non è populismo chiedere che il popolo dica la sua su euro e Europa, è democrazia, questa è la differenza. Noi chiediamo che il popolo sovrano, i popoli d'Europa si esprimano sull'euro e sul futuro dell'Europa. Pensiamo che ci debba essere un'Europa diversa da quella che ha in mente Monti, la BCE, un'Europa democratica e federale, l'Europa delle regioni e non uno Stato unico d'Europa. È per questo che abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare, di cui i giornali non hanno parlato naturalmente, che chiede di abbinare alle prossime elezioni politiche un referendum sull'euro e sull'Europa. È democrazia, non populismo. Secondo lei l'Italia è ripartita? È ripartita verso l'abisso, verso il baratro. È l'Eurostat che dice che l'azione del governo Monti ha fallito. Rispetto a un anno fa tutti gli indici economici sono peggiorati. Il rapporto debito-PIL è aumentato, il debito pubblico è aumentato di 4 punti percentuali. Siamo in recessione, è aumentata l'inflazione, la disoccupazione giovanile è al record storico. 35% e il dato di ieri, quando Monti dice la crescita è dentro di noi, la fiducia è dentro di noi, come risposta l'Istat ha certificato che l'indice di fiducia delle famiglie è più basso da sempre, dal 1996. Peggio di così mi pare non si poteva fare. Sarà un autunno bollente. Temo di sì, perché arriveranno scadenze come la seconda rata dell'IMU che metteranno le famiglie in ginocchio. Il governo peraltro proprio sull'IMU ha calcolato male le entrate, per cui ci sono quasi tutti i comuni italiani che hanno un buco di bilancio a causa dei conti sbagliati del governo, 3-4 miliardi di euro che il governo deve trovare, se no i comuni vanno in default. Mi pare che veramente la situazione sia drammatica e questo governo, il Presidente Monti sottovaluta quello che sta succedendo, non è in grado di valutare bene la grave crisi che lui ha contribuito a peggiorare. Da questa prospettiva di cui si parla di un Monti bis? È un dibattito astruso che non mi interessa, a me interessa una sola cosa, trovare le soluzioni concrete alla questione settentrionale. La Lega Nord ha questo obiettivo, quello di occuparsi del Nord, di occuparsi della soluzione di una questione che ancora non è stata risolta, anzi che questo governo ha contribuito a peggiorare, la questione settentrionale. È per questo che il 28 e 29 settembre a Torino faremo per la prima volta gli Stati Generali del Nord, dialogo tra la Lega e il mondo delle imprese padane, il mondo delle imprese del Nord, per trovare soluzioni concrete. L'unica cosa che ci interessa, le chiacchiere le lasciamo volentieri ad altri. Quando partirà invece la raccolta firme per il referendum che avete proposto? Partirà già la prossima settimana, abbiamo altre proposte depositate, una sulla quella che normalmente si chiama macro regione, ma che io preferisco chiamare euro regione, e sarà una vera bomba, la presenteremo in settimana e cominceremo anche su quello a raccogliere le firme. Lì si vedrà davvero chi vuole la macro regione e chi fa finta di. Senta, ieri Tremonti qui a Cernobbio ha parlato della Tremonti, insomma, storico alleato della Lega, ha parlato della sua lista che vorrebbe presentare per le politiche. Lei come vede questa proposta? A me interessa la Lega, chiunque può presentarsi in democrazia naturalmente, poi bisogna passare dalle parole ai fatti, cioè bisogna prendere i voti. In democrazia conta questo, adesso siamo in una fase di sospensione della democrazia perché c'è un governo che non ha il consenso popolare. Speriamo davvero che dalle prossime elezioni si torni ad attuare davvero e pienamente i principi della democrazia e allora si vedrà. Chi prende i voti vuol dire che ha il consenso, al di là delle chiacchiere. Il discorso del Presidente Monti non è stato in grado di indicare che cosa intende fare per recuperare questa fiducia e per far crescere l'economia, quindi è stato un discorso deludente dal mio punto di vista. Noi continuiamo la nostra posizione critica e
e manteniamo le nostre proposte, che sono per la crescita, diminuire la pressione fiscale e tagliare la spesa pubblica improduttiva soprattutto al sud. Tutto ciò però è fuori dall'orizzonte di questo governo. L'ho detto certamente, ho detto che la Lega guarda molto laicamente l'operato del governo, da giudizi e non pregiudizi. Ci sono dei ministri e delle azioni fatte che noi possiamo sostenere e condividere, per esempio il rilancio dell'agenzia, l'investimento sull'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Mafia fatto dal ministro Cancellieri, visto che l'ho fatta io l'agenzia non posso che essere d'accordo. Il ministro Patroni Ghiffi ha detto che vuole concludere l'iter da noi iniziato, da me e da Brunetta sulla carta d'identità elettronica, va benissimo. E sul ministro Passero ho detto lui punta alla crescita ma è isolato nel governo, la sua azione è isolata nel governo. È una opinione mia e di tanti altri. Il presidente Monti è intervenuto per dire che non è così, però mi pare che sul fronte della crescita l'unica cosa che è cresciuta in questi 9 mesi sono le tasse. Come mai secondo lei il ministro Passero è isolato? Ah, chiedetelo a loro, io registro questa cosa, evidentemente non c'è l'intenzione del governo di investire molto sulla crescita, ma sull'aumento delle tasse basta, ed è una politica economica assolutamente sbagliata, questa è la mia opinione.